Allora ragazzi, buongiorno. A più di un anno di distanza dall'ultima volta che venni qua di domenica, volevo documentare quello che è diventato l'autoporto di Livorno. Questi sono tutti i colleghi che sono qua, che devono passare il riposo settimanale qua. Guardate quanti ce ne sono. Tutti fermi qui a aspettare domattina. Qualcuno ha lasciato anche il camion qua e magari è andato a casa col treno, ma sono pochi quelli che da qua la stazione non è molto vicina e poi non neanche facilmente raggiungibile. Quindi questi sono tutti i colleghi che sono qua dentro, che aspettano domattina di poter mettere in moto e andare via. Già qui non c'è nulla, questo è il camion moto, vedete? Tutti in cabina sono. Qua non c'è niente, un servizio igienico, non c'è nulla, non c'è niente. L'unica cosa che c'è, un bar, due bar, ristoranti vicino, ma la domenica per lo più chiusi, quindi non c'è neanche quelli, vedete? Qui gente che inganna il tempo, gente che fa qualche lavoretto al camion e via. Ci sono anche diverse aziende che hanno messo, qua con questo discorso delle ore di guida che il sabato e la domenica devi stare fermo, hanno rovinato questi ragazzi. Questi ragazzi li hanno rovinati. Perché prima eravamo qua da 1 chilometro, 2 da qua c'è il mare. C'è qualcosa, un po' di vita c'è, adesso c'è solo questi due bar, uno qua e uno di fronte. Centro negozio dei cinesi, qua passano il sabato e la domenica qua dentro questa gente, questa povera gente. Tutti qua buttati in questi locali e via, dai. Cioè prima il sabato e la domenica uno magari poteva andarsene un po' in giro. Andava, raggiungeva, magari andava a Pisa, andava a Viareggio, andava da qualche parte. Adesso devono stare fermi qui per 45 ore, dai. Senza considerare che poi ci sono anche qua, vedete, qua c'è un'altra zona che sono fermi anche qua, i camion, da tutte le parti in questo punto, in questa zona qua le trovo. Quindi ragazzi, un consiglio, se dovete fare questo lavoro qua, fate un lavoro che il sabato e la domenica vi consenta di tornare a casa, altrimenti lunghe percorrenze. Andate all'estero, andate in altri posti, perché ti organizzi diversamente, all'estero ti organizzi diversamente, poi fai magari il riposo corto, qua invece è un problema, ragazzi. Qui in Italia è diventato un problema grosso. Vabbè ragazzi, buona domenica a tutti, anche a questi ragazzi che sono qua, che aspettano domattina un semirimorchio al porto che magari non arriva neanche. E che però devono star lì. Ciao a tutti ragazzi, ciao, buona domenica, ciao.